Benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi il presidente del Municipio 4, ma prima di presentarlo e introdurvelo, guardiamo insieme il sommario della puntata di oggi. Con Paolo Guidobassi ci occuperemo delle iniziative relative al Covid del Municipio 4, di sicurezza e prevenzione, delle piste ciclabili, in particolare parleremo di quella di Viale Puglie, e infine avremo la nostra rubrica Voci dal Marciapiede, che porrà delle questioni direttamente al Presidente. Adesso arrivo da lei, Presidente, buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come sa, prima di iniziare dobbiamo sottoporlo a quello che noi chiamiamo il quiz insidioso, altrimenti conosciuto come il quiz presidenziale. Le poniamo una questione, una domanda, per mettere un po' alla prova lei e anche i cittadini, vedere quanto conoscono a fondo il territorio del Municipio 4. La domanda che le chiedo è la seguente: quale di questi istituti non si trova nel territorio del Municipio 4? L'Istituto Carlo Porta, il Pietro Verri oppure il liceo scientifico Albert Einstein? Carlo Porta. Vediamo se la risposta è esatta. Complimenti, Presidente, anche lei vince il quiz di oggi. E suggerivano prima dal Municipio 2, con i quali ci siamo incontrati, di magari fare un quiz finale per vedere chi è stato più veloce nella risposta, ma questo lo scopriremo solo prossimamente. Per ora lascio la parola a lei, che così ci parla un po' di quelle che sono state le iniziative relative al Covid. Sì, noi, come credo tutti i municipi milanesi, siamo stati investiti, come tutte le istituzioni, da questo tsunami che chiaramente ha cambiato tanto le prospettive nel modo di stare sul territorio. Abbiamo pensato che in un momento particolarmente difficile come quello della pandemia, che oltre agli effetti sanitari ha coinvolto tantissimo la vita delle persone, la crisi economica, i licenziamenti, un aumento della povertà diffusa, questo non lo dico io, lo dicono i dati Caritas, i dati di tutti gli osservatori che monitorano la situazione della povertà in Italia e in città. Quindi ci siamo organizzati con una serie di attività, investendo tantissimo sul sociale, quindi andando a sostenere tutte quelle realtà del territorio che si occupano di assistenza, e durante il Covid abbiamo fatto tantissime iniziative per portare sollievo alle categorie più fragili. Siamo riusciti a trovare risorse per organizzare una distribuzione di tessere prepagate per la spesa, andando a raggiungere in primis le fasce più disagiate degli inquilini delle case popolari, ALER ed MM, e abbiamo coperto integralmente le prime due fasce con una tessera da 50 euro. Abbiamo organizzato, grazie ai buoni rapporti che abbiamo creato nel corso del tempo con tanti interlocutori privati del territorio, non cito solo in ultimo perché ultima in ordine di tempo l'iniziativa realizzata grazie a Coldiretti Lombardia, che ci ha regalato 70 grandi casse di genere alimentari non deperibili, quindi pasta, conserve, marmellate, eccetera eccetera, che hanno, grazie all'aiuto diciamo fattivo di braccia di un'altra associazione del territorio che si chiama l'Albero di Nicolas, abbiamo stoccato queste casse presso alcuni locali della parrocchia di San Michele Santa Rita in zona Corbetto, in piazza Gabriel Rosa, e i volontari si sono occupati poi di fare delle scatole più piccole che sono state distribuite a tutte le famiglie in difficoltà, scelte attraverso la parrocchia e le politiche sociali. Quindi ci tengo a precisare che nulla di queste attività sono state decise da noi o fatte ad personam, ma si è passati sempre tramite le graduatorie delle politiche sociali, dei custodi sociali, delle parrocchie. Quindi di fatto non sappiamo a chi sono andate queste cose, ma sappiamo che sono andate a tutte persone che ne avevano bisogno. Quindi questo ci rende oltremodo
orgogliosi del lavoro fatto. Abbiamo investito tanto in campo scolastico, organizzando molte iniziative dedicate al sostegno dei ragazzi, a partire chiaramente da quelli che hanno delle difficoltà dell'apprendimento più sviluppate, ma non solo, quindi dopo scuola, quindi a corsi integrativi, tutto quello che si poteva fare ed erogare attraverso i sistemi chiaramente telematici, a distanza e quant'altro, viste le limitazioni del caso. Non solo, oltre a tutte queste attività che si sono completate poi anche con tutta una serie di interventi di sostegno diretto. Rimanendo in campo scolastico, ad esempio, penso a quanto abbiamo fatto a proposito della fornitura di cancelleria, quaderni, matite, insomma, attrezzatura per gli studenti. Abbiamo fatto delle iniziative, secondo noi, estremamente importanti, che abbiamo chiamato caso, insomma, quella più grande l'abbiamo chiamata tampone solidale, che è ancora parzialmente in corso. Abbiamo allestito una tensostruttura grazie anche alla collaborazione dell'Ordine di Malta, proprio qui a fianco del municipio, dove fino a febbraio sono stati fatti dei tamponi gratuiti per tutte le persone che ne avevano necessità e quindi con un ISEE più basso di una certa soglia e a pagamento per chiunque altro volesse partecipare, chiaramente a un prezzo calmierato di 20 euro e con la possibilità e l'invito per chiunque se lo potesse permettere di pagarne uno, quindi lasciare un tampone sospeso, in maniera da poter aumentare il numero dei tamponi, diciamo, a disposizione delle persone che non se lo possono permettere. Ne sono stati fatti diverse centinaia e questo abbiamo ritenuto fosse utile per, diciamo, contribuire a quel tracciamento dell'epidemia che riteniamo sia la cosa migliore e più funzionale, perché nel momento in cui uno scopre di essere malato, magari anche se asintomatico, si può mettere in autoquarantena, quindi evitare di essere potenziale veicolo di contaggio Certo. per altre Sì, persone. indubbiamente il tracciamento diventa un po' anche sintomo di insomma, cordialità verso l'altro, cioè pensare all'altro, mettersi a disposizione anche, insomma, il fatto di poter usufruire di tamponi e tamponi sospesi sicuramente aiuta e mette anche nell'ottica di cooperare tra cittadini. Esattamente, proseguiremo su questa linea, visto che purtroppo la situazione pandemica e l'emergenza sanitaria è ancora in corso, quindi purtroppo credo anche le necessità del territorio, perché chiaramente le chiusure, le restrizioni, per quanto utili possano essere, hanno inevitabilmente un ricasco sulle attività produttive. Quindi sappiamo e vediamo che tante realtà sono in sofferenza, non ci vuole un genio per vedere negozi che chiudono e non riaprono. È abbastanza facile intuire che molte categorie di lavoratori atipici faranno fatica a ritrovare un posto di lavoro, perché questi mesi lo hanno perso, quindi riteniamo che l'intervento nel campo del sociale sarà oltremodo utile e importante anche nel prossimo. Certo, indubbiamente, insomma, chi è in difficoltà sapere che da vicino possono arrivare degli aiuti è già, se non una consolazione, un punto di partenza. Vorrei chiederle poi però di parlare ancora di quello che noi abbiamo chiamato prima nel sommario come sicurezza e prevenzione, però lascio lei la parola per approfondire meglio quelli che sono i punti che possiamo toccare con sicurezza e prevenzione. Sicurezza, scusami. E prevenzione per quanto riguarda da una parte il comando di polizia locale e poi il contrasto del gioco Sì, d'azzardo. allora, questo è stato un
nei mesi, anzi nelle scorse settimane, si parla di settimana scorsa, gli ultimi 10-15 giorni nel quartiere Corvetto sono salite ad onore della cronaca diversi fatti criminosi, l'ultimo dei quali purtroppo ha avuto anche un morto, un cittadino filippino che ha aggredito delle persone, poi è intervenuta la polizia. C'è stata una colluttazione con gli agenti della Polizia di Stato e uno di questi, per difendersi, ha sparato e ha ucciso questa persona. Quindi il fatto di sangue è chiaramente arrivato dopo una serie di altri eventi gravi, perché aggressioni, si parla di tentate rapine che sono finite comunque con esercenti in ospedale o comunque che hanno richiesto le cure mediche. Noi abbiamo pensato, abbiamo chiesto attraverso una delibera di giunta, che l'amministrazione comunale desse un segnale, e il segnale era quello di tenere aperto H24, quindi anche di notte, il comando della polizia locale, che è proprio qua, dove, da dove vi parlo, dal piano sopra, ci sono gli uffici della polizia locale, nel palazzo 105, nel palazzo del municipio in via 8. Riteniamo che sarebbe un gesto, anche se doveva essere un gesto, per lanciare un messaggio al territorio forte e immediato di presenza delle istituzioni. Ovviamente la nostra delibera è più complessa e richiede anche che vengano stanziate delle risorse per poter pagare gli straordinari agli agenti della polizia locale, quindi di conseguenza poter organizzare una serie di servizi supplementari sul territorio. È una cosa fattibile? Sì, ci vuole la volontà di farlo. Pensiamo e riteniamo che l'attuale organizzazione della Polizia Locale a Milano debba essere rivista. È troppo centralizzata su Piazza del Cavio, c'è troppa poca autonomia dei comandi locali e troppo poco collegamento, un collegamento scarso con l'amministrazione municipale. Uno mi può obiettare, ma non, i vigili non è che possono fare tutto, sono sì, vero, però una maggiore presenza, una migliore presenza della polizia locale può alleggerire il lavoro di polizia e carabinieri, che a questo punto si possono dedicare maggiormente agli interventi che più gli competono, quindi quelli più legati proprio ai fatti delittuosi e criminosi. Faccio un esempio per essere molto chiaro: il disturbo della quiete pubblica, quindi il classico piccolo assembramento di persone che fanno casino, per utilizzare un francesismo, alla sera, non può essere, secondo me, oggetto di un intervento da parte della polizia dei carabinieri. È un tipico esempio nel quale dovrebbe intervenire la polizia locale, dei vigili, che spiega a queste persone, che in molti casi sono anche banalmente dei ragazzi, quindi non stiamo parlando di situazioni molto problematiche sul profilo della sicurezza, e far sì che così la pattuglia della polizia sia libera di intervenire dove magari invece ci sono dei fatti più gravi, che richiedono chiaramente la presenza degli operatori delle forze dell'ordine. Ho fatto un esempio estremamente banale, ma credo chiaro per capire che cosa intendiamo per un cambio di passo sul profilo del pattugliamento del territorio. Sì, certo, un esempio comprensibile per chi l'ascolta, quello che poi sono gli schiamazzi notturni rendono bene l'idea in tutta Italia, direi, quindi nel caso specifico sicuramente saranno stati colti. E invece per quanto riguarda il contrasto del gioco d'azzardo, perché anche a livello di notizie, insomma, se ne è sentito parlare ultimamente, cosa da dire a riguardo? Sì, noi abbiamo constatato un fenomeno che riteniamo preoccupante e grave. Piazzale Insubria, che è una piazza verde con attrezzata con giochi, insomma, un contesto gradevole che
essendo in periferia è ben tenuto, comunque potrebbe essere un furgoncino verde per l'appunto per i residenti di un quartiere estremamente popolare. Da quale tempo a questa parte vengono organizzati tornei di carte, di dadi, di partite, diciamo, organizzate soprattutto da stranieri. Chiaramente, nel senso che è facile vedere l'azione, scambio di denaro, ovviamente queste persone non giocano a carte per diletto o a fini ludici, ma per l'appunto lo fanno come se fossero in una sorta di casinò all'aperto. Dalle fotografie, dalle immagini, dalle giornate che abbiamo fatto, c'è anche la presenza di molti minori. Questo ovviamente porta degrado, fa preoccupare e, consentitemi, anche arrabbiare le persone per bene che in queste settimane, in questi mesi, sottoposte a una serie di restrizioni per le quali, ad esempio, vengono chiuse le aree gioco, quindi i genitori non possono portare i bambini sullo scivolo, e poi sul tavolo da ping pong che lì accanto c'è della gente senza mascherina, attaccata l'uno all'altro, scambiandosi denaro. Ovviamente è una scena, è una situazione intollerabile che crea degrado e crea anche sconforto tra i residenti, tra la popolazione e tra le persone che vengono. E anche in questo caso, insomma, abbiamo sollevato il problema, abbiamo chiesto anche in questo caso un intervento da parte in primis della polizia locale, che avrebbe il compito prima che arrivino le segnalazioni del municipio di tenere monitorato. Evidentemente non si riesce a tenere monitorata una situazione di questo tipo che avviene alla luce del sole. Un problema, con bomba rispetto a quello che dicevamo prima, cioè i nostri atti servono per palesare queste criticità e chiedere che si intervenga rapidamente, si ripeta la situazione nella norma, nel rispetto delle regole, anche in questo caso, perché oltre a esserci un illecito che deve essere fermato, c'è secondo me anche una responsabilità nella quale, se si chiede alla gente dei sacrifici, le istituzioni devono essere anche in grado di far sì che non ci siano i furbi e i prepotenti, che proprio perché sono furbi e soprattutto perché sono prepotenti, praticamente occupino il bene pubblico, il bene comune, facendo cose che non dovrebbero fare. Certo, assolutamente, anche perché in questo caso poi il sentimento della gente, poi degli abitanti della zona in particolare, è l'aggravante, diciamo, nel senso che sicuramente tocca ancora di più, vista la situazione, il rischio di assembramento, l'utilizzo degli spazi, quindi sicuramente questo è un punto che starà a cuore agli abitanti appunto della zona. Adesso, come le annuncevo prima, noi abbiamo introdotto questa rubrica che è la Top 5. La Top 5 noi la utilizziamo per conoscere un po' il territorio ancora, o comunque una rubrica, insomma, socioculturale, mettiamola così. E oggi vorremmo parlare, insomma, guardare insieme a lei quelli che sono i cognomi tipici milanesi. E allora il titolo della nostra Top 5. I cognomi che durante il suo turno un postino legge più volte a Milano. Un titolo un po' complesso, ma per rendervi l'idea di quelli che sono i cognomi più frequenti. Guardiamo subito al posto numero 5. Abbiamo Galimberti. Ma saliamo al numero 4, così arriviamo velocemente al podio. Al numero 4 abbiamo Rossi. Al numero 3 Colombo. Al posto numero 2 Hu, di cui spero aver pronunciato bene il cognome, e al numero 1 Brambilla. Bene, Presidente, noi abbiamo fatto, insomma, in modo scherzoso una presentazione di quelli che sono i cognomi più frequenti. Lei se li aspettava? Avrebbe scommesso su uno di questi? Sì, no, me li aspettavo, so che cioè, nelle varie classifiche che credo sia un po' l'equivalente di Rossi per quanto riguarda i cinesi, è Esatto. sempre in testa alla
alle classifiche. Poi, appunto, avendo anche un cognome tipicamente milanese molto comune, diciamo che adesso non sono fra i primi cinque, ma credo che comunque i bassi, diciamo, che siano piazzati bene. Sì, se l'è giocata, ha rischiato di comparire nella top 5. Quando la allungheremo probabilmente la ritroveremo. Esatto. Però adesso, allora, noi continuiamo a parlare, lasciamo ancora una volta la parola a lei, Presidente, perché dobbiamo trattare un tema che sicuramente sta a cuore agli abitanti del Municipio 4, che riguarda la pista ciclabile di Viale Puglie, della quale si è letto, e mi permetto di dire che in alcuni, insomma, articoli è stata citata Milano quasi come Bombay, e questo proprio in merito alla pista ciclabile di Viale Puglie. Ah, forse Viale Puglie e Bombay, Viale Puglie lo ricordo di più per purtroppo i tragici mercatini dello pseudo usato, che è un problema contro il quale combattiamo da illo tempore. Però il tema della pista ciclabile è estremamente importante, perché in realtà non è una pista ciclabile vera e propria, ma è semplicemente una striscia di vernice tratteggiata sul lato destro, in entrambi i sensi di marcia del viale. Per chi non conosce Viale Puglie, è una strada a denso scorrimento, e quindi questa trovata ha creato da un lato un problema viabilistico, perché ha rallentato il traffico, ovviamente, perché l'automobilista riconosce, vede questa cosa al lato destro, quindi si spinge verso il centro della carreggiata, e diciamo il ricasco sul traffico c'è stato. Ma la cosa che mi preoccupa di più è il fatto che siano gli utenti delle due ruote, delle biciclette e dei monopattini a scambiare quella che non è una pista ciclabile, ma è semplicemente un invito, perché il codice della strada è molto chiaro su quelle che sono piste ciclabili e quelle che non lo sono, e questa non lo è. Scambiano però questo, che è semplicemente un invito per i ciclisti a stare sulla destra e ad avere uno spazio nel quale transitare, come una vera pista ciclabile. E spesso imboccano una strada, un viale a forte scorrimento in senso contrario, come normalmente viene fatto sulle piste ciclabili, dove non c'è un senso di marcia, dove le biciclette possono andare in un senso o nell'altro, tanto sono su una corsia protetta. Purtroppo questa non è una corsia protetta, di conseguenza è perfettamente lecito che le macchine ci possano andare, infatti non per niente la linea non è fissa ma è tratteggiata, però è estremamente pericoloso, perché essendo poi tra l'altro le Puglie facendo una specie di dosso, si rischia che davvero una macchina possa fare un frontale contro una bicicletta o un monopattino, e chiaramente, come è facile immaginare, tendenzialmente l'utente, il guidatore della bicicletta e del monopattino si fa un po' male, si può far male anche l'automobilista, ma si può far male soprattutto chi non ha intorno a sé una carrozzeria, e questo è estremamente pericoloso, no? Evidentemente non è stato valutato bene, e diciamo ci si è fatti prendere un po' la mano, come spesso ultimamente accade a Milano con le piste ciclabili o pseudotali. Però si devono valutare anche i rischi. Noi non vogliamo che si pianga un morto, perché chiaramente se un impatto tra una macchina e una bicicletta, o tra una macchina e un monopattino a una certa velocità, rischia chiaramente di fare dei danni molto seri. Non vogliamo che si pianga qualcuno per una stupidata di questo tipo. Il Consiglio di Municipio 4 ha fatto un documento piuttosto articolato, nel quale prende in considerazione tanti aspetti viabilistici di Viale Puglie e dintorni. Noi, come giunta di municipio, domani faremo una delibera, licenzieremo una delibera con la quale chiediamo l'immediata cancellazione di queste strisce tratteggiate, proprio puntando sul discorso della pericolosità.
perché è sempre più frequente questo fenomeno che ho appena descritto e in alcun modo non vogliamo che ci possa essere una tragedia in seguito alla quale poi dopo tutti piangono. Certo, una eliminazione in nome della sicurezza, perché di fatto non è funzionale. Bene, la ringrazio Presidente per aver presentato la questione. Probabilmente è possibile che magari questa piattaforma sia poi un mezzo per poter porle nuovamente delle domande. Ora però abbiamo quella che è la nostra terza rubrica, chiamiamola così, Voci da marciapiede, ed è proprio solo unicamente per lei. Mandiamo il video così poi vediamo quale domanda le ha posto il comitato. Io mi chiamo Giuseppe Castro, sono il presidente del Comitato Sicurezza Quartiere Forlanini. Noi ci occupiamo di individuare le soluzioni migliori per la sicurezza e la vivibilità dei residenti nel quartiere Forlanini. Per la sicurezza abbiamo costituito i gruppi di controllo di vicinato che stanno operando, specialmente in questo periodo di pandemia. Si parlano, si trasmettono fra loro messaggi di loro sorvegliano, controllano quello che avviene nell'ambito della propria abitazione, e quindi si scambiano messaggi quando vedono delle anomalie di qualsiasi genere, e se ci sono problemi avvertono le forze dell'ordine, la polizia locale e quant'altro. Per la sicurezza abbiamo un rapporto con le forze dell'ordine e quindi quando ci sono problemi ci rivolgiamo direttamente a loro. La vivibilità dei residenti complessivamente presa riguarda la mobilità, la viabilità, l'arredo urbano. Anche in questa direzione siamo intervenuti diverse volte per riqualificare alcune aree del quartiere, l'area che riguarda il Piazza Ovidio, Piazza Artigianato. Sono aree quasi dimenticate nel tempo, che oggi, anche con l'arrivo della metropolitana proprio sul viale Forlanini, hanno esigenze di essere riqualificate. E quindi noi, oltre al discorso di vivibilità e sicurezza, in questo periodo di pandemia ci stiamo occupando anche di assistenza agli anziani. Abbiamo creato un gruppo che si chiama Io T'Aiuto, e i cittadini, gli anziani in particolare, che sono informati, telefonano e qualsiasi cosa hanno bisogno, anche scambiare due parole, noi siamo disponibili. Abbiamo un problema grandissimo che noi poniamo alla presidenza del municipio 4, che è il nodo Tre Ponti. Il nodo Tre Ponti, cioè i tre ponti che esistono al termine di Viale Forlanini, rappresentano l'entrata da est nella città di Milano. Quest'area Tre Ponti è degradata. L'area Tre Ponti con via Repetti, via Marco Bruto, sembrano una periferia dimenticata. Non è corretto che i cittadini che abitano in quella area vengano così messi da parte perché ci sono altre priorità. Oggi arriva la metropolitana in quell'area lì, credo che il municipio 4 deve dare una priorità assoluta in questa direzione, cioè riqualificare tutta l'area dei tre ponti, in particolare quando piove perché si allaga, e poi riqualificare quelle strade lì che sembrano una periferia remota, abbandonata da tutti, e credo che ci sia l'esigenza di saltare, bypassare la grande burocrazia che c'è, perché talvolta sembra che occorrano anni per fare un intervento, ma bisogna farlo subito. Abbiamo sentito la voce del Comitato di Sicurezza e Vivibilità del quartiere Forlanini. Adesso lascio la parola a lei per la risposta, Presidente. Conosco bene Tino Castro, conosco molto bene il Comitato Sicurezza Forlanini, con il quale collaboriamo tantissimo e da moltissimo tempo. Devo dire che da
La questione che pone, Pino sa benissimo, la pone a me, ma sa benissimo che purtroppo non posso essere io a dare una risposta, concreta, in quanto i municipi non hanno competenza e non hanno soprattutto la possibilità di fare interventi come quelli che lui richiede. Ahimè, è uno dei limiti dell'istituzione che guido. E anzi, come diciamo, in primis municipi di centrodestra, ma come tutti i 9 municipi di Milano, da tempo facciamo proprio pressione con l'amministrazione comunale perché vengono date più competenze e più risorse anche per poter fare degli interventi di manutenzione pubblica e quindi poter programmare, fare una politica concreta di intervento. Sulle strade, ad esempio, sulla manutenzione stradale o sulla rete urbana. Questo a oggi non lo possiamo fare, possiamo essere, ed è quello che facciamo, l'abbiamo fatto anche per la zona di Marco Butto, per la zona dei Tre Ponti, pressione sull'amministrazione comunale affinché intervenga con opere di riqualificazione. Indubbiamente quello è un passaggio che probabilmente nessuno di noi sceglierebbe come sfondo per la foto del matrimonio, però non è neanche un luogo così terrificante come è stato descritto. È anche in quel caso una strada a grande scorrimento. I Tre Ponti non sono un'opera particolarmente evocativa come il Ponte di Calatrava a Venezia, però per dire ha un significato, non per niente è all'interno dello stemma del Municipio 4, quello in forma stilizzata, ci sono proprio i Tre Ponti perché all'epoca, nel 99, quando venne disegnato, voleva proprio rappresentare l'ingresso in città da est, quindi una delle porte di ingresso in città, il cannocchiale che poi porta di fatto verso il Duomo, perché poi è quasi un viale unico, è una strada unica che arriva fino a Piazza del Duomo. Bisogna fare di più sulle periferie, bisogna cercare di renderle più belle, più attrattive, andando ad aggredire il degrado sociale, ma anche quello urbanistico, e quindi investendo di più sulla rete urbana, sul bello, che ci può essere anche in zone periferiche della città. Noi da quelle parti lo stiamo facendo proprio anche in sinergia con il comitato Forlanini, ad esempio, sulla piccola area verde di Piazzale Ovidio, che è un giardinetto che è sempre stato un po' sfortunato perché per l'appunto ha vissuto momenti di frequentazioni non esattamente urbane e diciamo così. Altri problemi che magari hanno allontanato un po' i residenti del quartiere, però da un po' di tempo a questa parte, proprio grazie alle continue iniziative che sono state realizzate dal Municipio 4 in partnership e collaborazione con l'Associazione del Territorio, è tornato un po' ad essere un punto di ritrovo. Nel nostro piccolo, per quelle che sono le nostre e leve che possiamo muovere, cerchiamo di agire in quel senso. Bene, grazie, grazie Presidente Bassi per le sue risposte chiare. Speriamo di essere stati sufficientemente chiari per voi che ci seguite da casa. È giunto il momento per noi di salutarla e quindi colgo ancora una volta l'occasione per ringraziarla. Davvero a voi e a presto. Grazie, le auguriamo una buona serata e Grazie. così auguriamo una buona serata anche a tutti voi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Municipio X.